tutti gli ospedali sono collegati in rete e oggi un cittadino che ha il suo approccio alla struttura pubblica saprà dall'inizio quale sarà il suo percorso a seconda della gravità della malattia. La rete ospedaliera non è solo un qualche cosa di tecnico, impalpabile, di un rapporto fra l'assessorato, l'agenzia sanitaria e il ministero, è un qualcosa che offre dei risultati per l'assistenza ai cittadini, perché abbiamo messo tutte le più grandi emergenze in rete, tutti quindi possono usufruire di questa nuova organizzazione. Ci sono tante regioni che sono in attesa degli esiti di questo esperimento, diciamo. Più che in attesa degli esiti di questo esperimento, vogliono da noi sapere come abbiamo fatto. Io ho avuto un incontro, cioè un convegno con la Genes, e i dirigenti e il direttore della Genes mi hanno detto: bravi, l'unica strada che da seguire era questa. Quindi noi siamo, sotto questo punto di vista, all'avanguardia. Lei non avrà, non le sarà sfuggito il fatto che oggi erano tutti abruzzesi. Perché basta con questo provincialismo, noi oggi siamo all'avanguardia con la rete, venissero gli altri a sentire quello che abbiamo fatto noi, insomma, che non abbiamo bisogno dei guru esterni. Professor Libario Stuppia, rettore dell'Università d'Annunzio Chiati Pescara, si è parlato di un coinvolgimento maggiore dell'Università in quello che entrerà a far parte della nuova organizzazione sanitaria abruzzese. Sì, sicuramente sì, devo dire che in questi ultimi mesi stiamo lavorando di concerto con la Regione, l'assessorato, le direzioni generali, perché l'Università può dare molto alla sanità regionale, ha bisogno in cambio di un'attenzione per alcuni particolari, tipo le scuole di specializzazione, quindi che unità operative dove insistono scuole di specializzazione debba essere una WOC e altri dettagli di questo tipo, ma se lavoriamo insieme possiamo creare una sinergia decisamente positiva per questa regione. Claudio Mario, qual è la rivoluzione di questa nuova rete ospedaliera nel futuro di questa regione e come si tradurrà? Ma a parte il fatto che era un atto dovuto, un adempimento diciamo assistenziale richiesto dallo Stato, ma mancava da troppo tempo, è dal 2015 che si doveva procedere a questa riorganizzazione, anche perché questa programmazione alta permetterà finalmente di riclassificare tutti gli ospedali abruzzesi, di metterli in rete, di dare la possibilità a tutti i cittadini di accedere alle cure secondo un percorso già predefinito, in quanto gli ospedali diciamo di capoluogo avranno la maggiore complessità, quelle diciamo più periferici secondo un modello a bespoke avranno la possibilità di gestire la maggior parte delle patologie non complesse, ma garantendo anche le urgenze negli ospedali di base. Quindi questo sicuramente dà più equità al sistema, maggiore facilità di accesso, ridurrà quello che purtroppo talvolta si presenta, che è la presentazione spontanea nel pronto soccorso. Il paziente deve andare al pronto soccorso secondo già un codice prestabilito per quanto riguarda l'emergenza e attraverso la struttura di riferimento che è il 118. E inoltre ci dà la possibilità di programmare finalmente le risorse umane, il piano di assunzione, di fare anche sviluppi delle professionalità ulteriori con percorsi formativi di tipo manageriale diffuso, ci dà la possibilità di sviluppare le tecnologie, di vedere in quali ospedali vanno inserite alcune tecnologie perché c'è la casistica adeguata, la casistica necessaria e i professionisti competenti. Quindi è un modo per dare più efficienza al sistema sanitario regionale, ma anche più efficace in termini di risultati di salute e di garanzia di assistenza alle malattie. E inoltre questa rete che nasce per il paziente acuto fa sì che il paziente cronico stia di meno in ospedale, ma ci sia per lo stretto necessario e venga ricollocato nelle strutture territoriali per le quali è in atto un altro piano, che è il piano della sanità territoriale. Quindi insieme a tutte le altre reti, che sono le reti specialistiche, tipo le reti oncologiche, le reti gastroenterologiche, le reti di malattie rare, vanno a completare quello che è l'offerta sanitaria moderna di una regione e ci permetteranno di gestire meglio tutte le risorse, sia quelle umane che quelle economiche che quelle tecnologiche. Alessandro Grimaldi, segretario regionale sindacato Medici ANO e coordinatore nazionale dei segretari regionali. Si è parlato molto dei contenitori con questa nuova rete ospedaliera sanitaria e lei ha fatto una riflessione su quelli che sono i contenuti.
Certo, assolutamente sì, credo che il contenuto più importante sia il fattore umano su cui noi oggi dobbiamo investire, in particolare i giovani, cioè tenere legati a noi soprattutto i giovani che vengono da questo territorio, che si formano nelle nostre università, non farne sfuggire neanche uno e formarli adeguatamente perché possono essere, diciamo, i rappresentanti della sanità del futuro. Aprire ad esempio molte case di comunità eccetera è un segnale positivo di attenzione verso il territorio, ma dobbiamo avere pure una programmazione adeguata. La programmazione adeguata la facciamo solo se abbiamo degli investimenti sul fattore umano, altrimenti, diciamo, il rischio è che poi queste strutture vadano in sofferenza. Gli ospedali in questo momento sono in sofferenza perché c'è una grossa carenza di organici, ma soprattutto sono in sofferenza perché ormai la professione medica, in realtà sottodimensionata, dove ci sono pochi medici, diventa estremamente stressante, per cui molti giovani preferiscono migrare nel privato o addirittura andare all'estero dove sono molto meglio pagati, come diceva ad esempio prima il direttore Damario.